Una vittoria sofferta, ma quanto mai necessaria, è il regalo di Natale che il notaresco troverà sotto il proprio albero. La Miternina, rabbiosa per diverse occasioni da gol sciupate, esce sconfitta per 1-0 dal Savini e deve invece preoccuparsi sempre di più per una classifica quanto mai deficitaria. Davanti a pochi intimi in una giornata dal clima invernale, il notaresco prova a fare la partita, ma di occasioni da gol neppure a parlarne. Il ritmo in campo è molto molto blando, quasi da amichevole di Natale. È difficile parlare di calcio quando l'unica soluzione praticabile è il lancio lungo alla ricerca di qualcuno che non c'è. Ovviamente anche la Miternina non è esente da questo discorso. La squadra di Angelone nei primi 45 minuti pensa soprattutto alla fase difensiva, anche se gli unici tiri in porta del primo tempo sono proprio di marca ospite. Al 32esimo tocca infatti a Rosone scaldare le mani a Di Giuseppe, mentre due minuti più tardi l'ex Franchetti ci prova a botta sicura. Di Giuseppe risponde presente. Il primo tempo è tutto qui, davvero troppo poco, anche se al 45esimo c'è ancora il tempo per un dubbio fuorigioco ravvisato ai danni di Palazzese. I dubbi a nostro avviso rimangono. Nella ripresa la gara rischia di incattivirsi con alcuni colpi proibiti di troppo, sui quali il non impeccabile signor La Rovere di Chieti ha il suo bel da fare. Le occasioni da gol però sono sempre un'utopia ed il pubblico sugli spalti inizia giustamente a far sentire la propria voce. Al 24esimo la Miternina sfiora il vantaggio, la punizione del solito Franchetti, il migliore dei suoi, Di Giuseppe c'è. Del notaresco neppure a parlarne, il primo tiro rosso-blu della gara arriva infatti solo al 25esimo con Fabrizi, nulla di fatto. I padroni di casa comunque prendono coraggio, Lito va su ogni pallone e al 30esimo di furia di testa cerca la gloria personale, così non va. Il furore agonistico dei caramani però sembra solo illusorio e momentaneo. E così al 38esimo e al 39esimo Franchetti prima e Mahmoudi poi sfiorano il colpaccio in modo clamoroso. In panchina il tecnico Angelone impreca. Ma come spesso accade nel calcio, al 41esimo arriva la punizione, forse eccessiva per gli ospiti. Il tocco in area è di Cavallito, la zampata vincente porta la firma di Orta. E così finalmente la festa notareschina può iniziare. 1-0 sulla Miternina ed il Natale sereno è una certezza per tutti.